Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti, una nuova puntata di Una Vita da Lontano. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di scaricare i nostri podcast, di seguirci sui social, di andare a vedere il nostro Patreon, quindi patreon.com/unavitadalontano, e ovviamente visitare unavitadalontano.com, che è il sito dove c'è un altro po' di cose. Questa settimana torniamo in un posto familiare, insomma, mettiamola così, per parlare di una cosa per cui sono famosi tutti gli italiani, ovvero la pizza, gli spaghetti e il mandolino, magari, e insieme a me, come tutte le settimane, plus valenti molto di più di Miran Pjanic e Artur Melo, Piero Carlucci ed Emiliano Pilotti. Ciao a tutti, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, buon qualunque ora in cui ci vediate. Grazie per aver filato il suggerimento a dire mi like, metteteci anche i like, poi scopriremo perché servono, perché il nostro ospite anche di like conosce. Per cui, senza indugio, senza inganno, senza pressing e senza contropiede, a voi la sigla. Ciao a tutti Emiliano, ciao Gigio, sei intervenuto giustamente sul silenzio perché ti occupi, poi ne parliamo di più, ti occupi anche di queste cose, quindi diamo il benvenuto senza perdere altro tempo a Gigio Attanasio. Ciao, piacere, benvenuto. Grazie mille, grazie per l'invito. Oh, allora, Gigio è in Irlanda a Dublino, quindi sostanzialmente uno dei nostri paesi di casa, perché appunto Raffaele è residente lì, qui noi, anche Piero ha vissuto e lavorato ampiamente. La prima domanda, dopo aver detto che questa è la nostra 64esima puntata, tu sei il nostro 64esimo ospite, l'ottava della terza stagione, quindi io ho fatto il diciamo così i conti. La prima domanda è: come sei finito in Irlanda e da dove sei partito soprattutto? Qual è la tua origine? E allora, quanto abbiamo? un'ora allora, più o meno, dai. Un'ora più o meno, dai. Allora, in Irlanda ci sono finito 6 anni fa, nel 2015. Maggio 2015, ho ricevuto un'offerta che non potevo rifiutare da un'azienda americana e irlandese. Non includeva cavalli l'offerta, vero? No, non all'epoca. Vabbè, successivamente, nessuna cavallo, testa di cavallo, perfetto. No, non in quel momento. Benissimo. E quindi insomma è stata una, io stavo cercando, ecco, un'opportunità all'estero, era da parecchio che mi muovevo per cercare lavoro all'estero, mi ero sostanzialmente stancato di certe dinamiche lavorative ma anche sociali in Italia, più o meno nel pieno della crisi economica, insomma c'erano poche opportunità e avevo un'azienda precedentemente, avevo aperto un'azienda in Italia, mi occupavo di applicazioni. Però purtroppo insomma mi sono dovuto scontrare da imprenditore con la crisi, con i pagamenti in ritardo, del tutto saltati, e quindi insomma ho detto: ma perché farmi il sangue amaro? Perché quando poi posso provare invece qualcosa di diverso, anche perché soprattutto non era la prima volta, ero già stato all'estero in Inghilterra a cavallo dal 2001, tra il 2001 e il 2003. Allora lavoravo nel mondo dei videogiochi e lavoravo in Sony, la mia prima esperienza lavorativa, insomma mi ero trovato bene, però poi per questioni che lavorative avevo avuto un'offerta di lavoro importante da un'azienda che si occupava di videogiochi in Italia, e quindi sono tornato, altrimenti sarei rimasto sicuramente all'estero. E quindi ho avuto questa opportunità e è stato bellissimo, perché durante questa telefonata, questo colloquio di lavoro, la persona che poi sarebbe diventato il mio manager, dall'altro lato mi diceva: guarda, ma se ti dicessi che ne so, dovresti cominciare, era ad aprile, a inizio maggio
tu saresti in grado di trasferirti? Io ormai dopo tanti colloqui con qualunque azienda, dico sì a tutti quanti, quindi sì sì, come no, ma figurati, sono, ma posso okay, allora ti faccio un'offerta di lavoro adesso e devi venire il 2 maggio ed era in pratica metà aprile e avevo, insomma, vivevo a Milano con, 3 settimane. Con la mia famiglia, esatto, con mia moglie, mia figlia, e in pratica avevamo 2 settimane per cambiare la nostra vita, no? E quindi vabbè, si decise che io mi sarei spostato per primo, ovviamente per organizzarmi, anche per vedere, insomma, se mi avessero licenziato, quindi c'era sempre questo punto interrogativo, questa paura. Il dubbio c'è. E quindi mi sono trasferito da Milano e quindi inizialmente sono stato in una stanza presa tramite Airbnb vicino alla Peach Street, che è, insomma, la zona vicino ai Docklands, diciamo vicino al porto, non lontano dal porto, ed è stato vabbè, l'ansia, perché comunque mi trovo a fare qualcosa di nuovo, una dinamica lavorativa nuova, diversa, la paura di perdere il lavoro, che poi era fondata sul nulla, perché comunque le cose andavano bene, però ansioso perché dico, se adesso non riesco, poi che faccio, mando all'aria tutto, e invece beh, fortunatamente le cose sono andate bene e quindi poi ho trovato casa e poi mi sono trasferito in questo posto vicino a Dublino che si chiama Sutton. Io non so cosa sta succedendo, vedo che mi sta caricando, ah si sì, stai mostrando la mappa. La mappa di Dublino, perché a chi ci ascolta, Dublino. Insomma. Guarda, le innovazioni tecnologiche di questa stagione. Devo far vedere dove ero. Vai a nord di Dublino, c'è quella piccola penisola che si chiama Hoth. Esatto, proprio quella lì che spicca. E quindi in pratica noi abitavamo tra questa penisola e quell'isoletta lì che si chiama Bull Island. Una casa bellissima, insomma, una casa grande. Siamo stati molto fortunati perché poi c'è crisi abitativa a Dublino, però fortunatamente abbiamo trovato questa casa ben più grande di quella di Milano. Sembrava un sogno. Non è stato facile perché comunque non avendo l'auto, vivevamo comunque a Sutton, che non era Dublino, per muoverci, comunque dobbiamo prendere i mezzi. Insomma, è stata dura. Poi ci siamo trasferiti con Alice, nostra figlia, che all'epoca aveva 3 anni. Giusto 4 anni, se non mi uccide, 4 anni. E quindi insomma la difficoltà anche della lingua, lei non conosceva l'inglese, insomma è stata dura, non è stata facile, però piano piano l'abbiamo fatta. Poi nel frattempo ho cambiato un paio di lavori, quindi da lì poi mi sono spostato dal mondo dell'editoria, che era questo di HMH, un altro mondo che è quello del mondo dei viaggi. Ho lavorato per Travelport, che è un'azienda che si occupa di diciamo di biglietteria in maniera molto così semplificata, però in realtà sono quelli che gestiscono i biglietti che vengono venduti dalle agenzie di viaggio, che vengono vendute da che ne so, Expedia, tutti questi siti. Loro diciamo si occupano del lato grosso, loro raccolgono i biglietti dalle varie compagnie aeree e poi si occupano di rivenderli. E lì è stata pure una bella esperienza e poi vabbè, ho deciso a un certo punto di provare un'esperienza diversa, ancora più diciamo impegnativa, e quindi poi mi sono trasferito in un'azienda che si chiama WorkHuman e si occupa di rendere i posti di lavoro posti umani, dove le persone si possano dire grazie, dove le persone possano sentirsi apprezzate, quindi ci sta dietro un qualcosa diciamo di molto anche di bello, non è soltanto il lavoro che è bello in sé, ma è il fare un qualche cosa di utile per le persone, rendere le persone felici, quindi cambiare le vite delle persone in meglio, cercare perlomeno, quindi c'è anche una missione etica dietro questo lavoro. E attualmente lavoro in questa azienda come Senior Product Design Manager, quindi sono partito
facendo qualche passetto indietro, spostandomi dall'Italia a qui, perché comunque gestivo un'azienda, e però non mi interessava, insomma, avrei potuto fare anche 100 passi indietro. Per me l'importante era provare a iniziare una nuova vita in un posto dove c'erano opportunità per nostra figlia, per noi, insomma, la possibilità di utilizzare i propri talenti in modo proficuo e non, diciamo, essere rilassati, ecco. L'Irlanda secondo me ci ha dato questa cosa, e quindi sono partito da senior UX designer, e poi nel giro di, fortunatamente, di poco tempo, perché la meritocrazia qui funziona bene. Mm-hmm. E diciamo, le promozioni sono arrivate abbastanza velocemente, nel giro poi di pochi anni, ed è stato bello. Quindi adesso sono senior product design manager, gestisco dei team con dei designer, diversi prodotti, anche prodotti incredibili che non sono ancora usciti, ma che sono proprio fantascientifici, però ovviamente non ne posso parlare, quindi sono molto molto contento. E precedentemente, appunto, ero a Milano, e sono stato a Milano per 13 anni. Prima di Milano ero stato, come ho detto prima, in Inghilterra, tra Manchester e Liverpool, dove appunto ho avuto questa esperienza in Sony. In Italia invece ho lavorato per aziende di videogiochi, e poi ho lavorato in ambito pubblicitario, e poi c'è la parentesi MySpace. Sono stato uno dei cofondatori di MySpace Italia, e anche quella è un'esperienza incredibile, purtroppo finita troppo presto, perché Facebook ci ha distrutti, ci ha schiacciato, e abbiamo sottovalutato quella che era la crescita del nostro concorrente principale, quindi poi è finita davvero male, siamo stati poi licenziati tutti, le sedi sono state chiuse, e poi vabbè, quella è stata però un'opportunità per mettermi a studiare, per imparare cose nuove. Avevo intuito che le applicazioni sarebbero potute essere il trend del futuro, era il 2008-2009, e quindi ho studiato e ho imparato da designer, ho imparato in realtà poi a sviluppare applicazioni, e sono stato fortunato perché sono capitato diciamo nel posto giusto, al momento giusto, perché le applicazioni che ho sviluppato all'inizio sono arrivate tipo nei primi posti le classifiche nazionali, e questo quindi poi è stata una vetrina per poi attrarre degli investitori e per farci poi conoscere clienti. Abbiamo lavorato con Nestlé, con Barilla, con altre multinazionali, insomma, un po' le ho dimenticate, perché comunque anche una parentesi un po' triste, diciamo, del vorrei fare, ma purtroppo non si può fare, insomma, hai le mani legate. Però fortunatamente il presente e il futuro sono fortunatamente più rosei, in quanto le opportunità qui insomma non mancano. Questo è, diciamo, spero in pochi minuti, riassunto dei miei ultimi 15 anni, insomma. Allora, sostanzialmente ci hai raccontato 10 anni e più della tua vita, 15 anni della tua vita in pochissimi minuti, e nel frattempo io aggiungevo domande su domande possibili a una lista. Ovviamente ho un solo neurone, per cui sono tutte quante completamente cancellate, però fossero tutte quante la stessa, mi ero alla poi, fine poi, in realtà, poi dipende, sì, da che cosa sono occupati questi neuroni, a ricordarsi quante domande uno vuole fare. Okay. Allora, una cosa che invece, per cominciare dall'inizio, il tuo primo impatto con l'estero e lavorare all'estero nella tua prima esperienza inglese, com'è stata, come hai vissuto quell'esperienza, un po' più diciamo sbarazzino, perché era prima situazione, un bel posto in cui lavorare, un bel lavoro, un bel ambiente, immagino, oppure hai, diciamo così, subito il distacco dall'Italia e da alcune sue caratteristiche fondamentali? Sì. Ero una persona completamente diversa, ero molto più giovane, uscivo dall'università, mi ero appena laureato, quindi avevo una testa diversa. Avevo soltanto un obiettivo nella mia testa nel 2001, ed era quello di lavorare nel mondo dei videogiochi.
inglese non conoscevo poco o niente, e ho fatto sta follia, insomma, di trasferirmi, poiché non avevo modo di trovare lavoro dall'Italia. Era il 2001, quindi era anche più complicato fare certe cose, anche se vuoi dire internet c'era, non è che era preistorica, però non era facile come adesso. Quindi, ricordiamo ai millennial che c'era un mondo senza internet quando siamo nati noi, insomma, che lo abbiamo scoperto. Con i telefoni a gettoni. Devo dire che mi sono sempre, adesso saltiamo un'altra roba e poi dopo ci ritorniamo, mi sono sempre interessato alla rete come concetto, sono rimasto fulminato sulla strada di Damasco dal film War Games, quello con Matthew Broderick da bambino. È vero. E quel film là mi ha fatto conoscere i modem io sono molto testardo e ho detto no, voglio anche io questa cosa. E nel 1988 mi sono connesso per la prima volta alla rete col Commodore e con un modem che era un l'antesignano dei modem che adesso manco esistono più. E la mia prima chat è stata nell'88 collegata ad una BBS, ma questa è un'altra storia. Tornando alla prima esperienza, quindi eri uno di quelli che scaricava i giochi per l'Amiga e li rivendeva agli amici per 10.000 lire. Dopo il Commodore, era un Commodore 128, quindi era proprio il nonno dei Commodore. Poi dopo sì, sono passato all'Amiga, ma non ho comprato il modem per l'Amiga, l'ho subito più passivamente. Poi diciamo il ritorno è stato con il PC successivamente. Quindi la domanda era, quindi ero un'altra persona, era quello il mio obiettivo. Quindi poiché non avevo una ragione vera per spostarmi, non avendo un lavoro, ho detto, beh, sai che faccio? Mi iscrivo di nuovo all'università per la seconda laurea. C'è proprio un corso che mi piace, che è Computer in Videogames, e stava a Salford, che è vicino a Manchester. Ovviamente una follia, perché conoscevo l'inglese, andavo lì, forte del fatto che comunque era gratis, fortunatamente, prima della Brexit, da cittadino europeo, senza un euro, potevo iscrivermi all'università e non pagare un pound di tasse. Quindi mi trasferisco, vi dico soltanto che decido di trasferirmi a inizio, praticamente avevo comprato il biglietto d'agosto per il 19 settembre 2001. La tempistica era perfetta. Perfetta. Non vi dico, quando è successo quello che è successo, i miei mi volevano incatenare, fermare questo pazzo. Oh, ma non voglio andare, non mi interessa niente. Follia totale, infatti il mondo è proprio cambiato da un giorno all'altro e mi ci sono trovato in mezzo, poi in Inghilterra, dove c'era questa ansia ovviamente legata al terrorismo, ma non è stato manco questo, è stato veramente il distacco sicuramente dalla famiglia, da quella che è poi diventata mia moglie. Proprio mi sono sentito come il protagonista del film La 25esima ora, quando insomma fa tutte le cose prima di andare in galera. Ecco, ho fatto quelle cose, ho salutato tutti gli amici, perché in realtà io sapevo di partire, ma non sapevo cosa sarebbe successo dopo. In effetti avrei potuto non vederli più, questa cosa è stata stranissima. E quindi trasferito lì, fortunatamente un paio di persone che avevo conosciuto in rete mi hanno ospitato qualche settimana all'inizio, le ringrazierò sempre per questo, e poi sono riuscito a trovare una casetta, ma non avevo un soldo, io mangiavo una volta al giorno ed era la colazione, per dirvi, ero diventato magro così, però ero felice. E andavo a sta università a piedi, perché non avevo i soldi per comprare il biglietto del pullman. E quindi questa cosa qua, ovviamente non conoscendo la lingua, ti crea quella, dici, ma perché sto qua? Ho un obiettivo, però senti che una parte di te è in Italia, non sono riuscito
a entrare in quella cultura, perché non parlando la lingua, non conoscendo le persone, era difficile. Poi ero quel classico italiano che adesso non sopporto, tipo, vabbè, ma le cose nostre sono più buone, la mozzarella è una cosa, fa schifo, ma lo stattene in Italia, eh? Cioè, se adesso potessi parlare col Gigio del 2001, ma veramente lo prenderei a schiaffi, perché ero davvero una roba inguardabile. E poi niente, poi ormai dopo pochi mesi che ormai non mangiavo più, non avevo più niente, doveva venire la mia fidanzata a trovarmi, e quindi volevo trovare un lavoretto. Dico, vabbè, tanto qua con l'università non sto facendo niente di che, mi trovo un lavoretto e almeno ho due soldi, se a mangiare una pizza, insomma, perlomeno non la faccio stare in una situazione così. Che poi a Manchester andare a mangiare la pizza è un rischio per uno che ci ha vissuto, insomma. No, era una roba, è più il kebab davvero notevole. Quello sì, sicuro. Buonissimo. E quindi, insomma, decido di andare al job center, che sarebbe l'equivalente del collocamento in Italia. Entro lì, ci stavano questi chioschi e io in autonomia potevo andare lì a cercare il lavoro. Ero intenzionato ovviamente a cercare lavoro come cameriere, insomma, l'unica cosa che potevo fare. E quando poi dico, ma così, mi è venuta sta roba, la follia del momento, no? Dico, cerchiamo videogames. Dico, ma figurati se ci stanno lavori nel mondo dei videogiochi qua sopra. Scrivo così, boom, e mi esce fuori un'occasione per una persona di lingua italiana per un'azienda di videogiochi, ma non dicevano quale fosse questa azienda di videogiochi. Sì, le mie antennine dicono, allora proviamoci, tanto che c'ho da perdere. Stampo la schermata da questo chiosco, la porto lì alla tizia del collocamento e mi fissa immediatamente una telefonata con il tizio dell'agenzia. In quel momento, cioè, non ci potevo credere. Mi passa, ovviamente non sapevo una parola, quindi, cioè, sapevo veramente il minimo, ma non so come, la forza della disperazione, riesco a impapocchiargli delle cose e a convincerlo che forse potevo essere una persona in grado di fare quel lavoro. Gli dico che in tutto questo l'inglese come l'ho imparato? L'ho imparato scontrandomi con la burocrazia inglese, perché gli dico soltanto che mi volevano far pagare la tassa, quella lì, la council tax, mentre invece non dovevo, ma la burocrazia aveva deciso che io dovevo farlo, perché avevo ignorato che fossi studente, e sono arrivati quasi a ignorarmi le cose in casa. E quindi io sono andato 8.000 volte lì al council per cercare di spiegare, quindi vi lascio immaginare scene da Totò e Peppino, ed ero Totò e Peppino allo stesso tempo cercando di spiegarmi, no, io volevo savoir, e ce l'ho fatta a non pagare dopo tante volte. Idem, l'università voleva farmi pagare le tasse, avevo un debito come qualcosa come £20.000 con l'università, ma in realtà io non avevo diritto a non pagare le tasse. Comunque sono riuscito a risolvere queste cose e in questo modo ho imparato un po' di inglese. E quindi faccio sto colloquio, va bene, mi fissa il colloquio poi dopo in agenzia, un colloquio, praticamente era un test scritto, io portavo sempre con me il dizionario, non so se ho barato, però insomma l'ho fatto ed è andato bene. E lì ho saputo quale fosse l'azienda per la quale stavo per fare questo colloquio, e mi tremavano i polsi, perché prima di chiamarsi Sony l'azienda aveva un nome, e questo nome era Psygnosis. Psygnosis, per chi sa di videogiochi, era l'azienda dietro a capolavori come Barbarian, come Lemmings, come Wipeout, come... E per me, da appassionato di videogiochi, da creatore di videogiochi, era come, che ne so, vai agli MGM Studios ad Hollywood. E così, infatti, proprio cafonissimo, mi fissano sto colloquio, l'ultimo, tra l'altro cosa, arrivo in ritardo perché succede qualcosa col pullman, lo perdo, li chiamo, comunque questa cosa non influenza in nessun modo il colloquio. Da dirvi che nei giorni precedenti, una settimana, due settimane prima, ho ripassato, ho imparato a memoria le domande che avrebbero potuto farmi e le mie risposte, e parlavo da solo come un pazzo perché non conoscevo nessuno, era l'unico modo per cercare di fare pratica, quindi mi ero costruito le frasi, cioè proprio dovevo prendere quel lavoro, dovevo riuscire a farmi assumere. Arrivo lì e
ed è bellissimo perché mi trovo in questo colloquio, a questo colloquio con una serie di persone e mi fanno sedere accanto a quella che poi sarebbe diventata la mia manager. E fortunatamente Dio volle che questa persona aveva tutte le domande scritte su block notice. E quindi io, come a scuola, come gli studentelli, poiché non capivo, cioè non riuscivo a capire bene, anche perché l'accento a Liverpool era diverso di quello di Manchester. E quindi facevo difficoltà, per me era un suono unico, non riuscivo a capire. E quindi fortuna volle che, riuscendo a guardare, a sbirciare su questo block notice, avevo capito quali fossero le domande, quindi sapevo cosa mi stavano domandando e quindi ho messo insieme i pezzi. Poi fortunatamente quello che mi ero preparato a casa in qualche modo era riutilizzabile. Esatto. E quindi feci sto colloquio. In più io parlavo francese all'epoca abbastanza fluentemente, l'ho dimenticato. E quindi poi è uscito fuori, sono fatto il francese, ho parlato in francese, quindi loro entusiasti perché avrebbero potuto anche utilizzarmi nella parte francese, perché il ruolo, che non ho detto, era di localizzatore. Mi sarei occupato, nell'eventualità, di testare videogiochi in italiano, di scrivere i dialoghi, di scriverli, correggerli, insomma adattarli, localizzarli al mercato italiano. Era il primo step per poi arrivare a dove volevo arrivare. E quindi finiamo questo colloquio con queste persone entusiaste, credevano di aver trovato un genio. Questo qua parla inglese, francese, italiano, cioè questo chapeau. Esco di lì e come ho detto prima, come un cafone, dico: oh, questa è la Sony Psagnosis, io quando ci torno più? Mi ero portato la macchina fotografica, non parliamo di cellulari ovviamente, le vecchie macchine, certo. A chi appunto esce da là e gli dico: scusa, puoi farmi una fotografia, perché chi ci torna più qua? E invece, strada facendo, ho ricevuto la telefonata da parte del famoso recruiter, si chiamava Leon, se non ero Leo, e mi disse che ne avevano assunto, volevano fare un'offerta, io quindi settimo cielo, e la mia futura moglie non tanto settimo cielo, che questo significava insomma che sarei rimasto del tempo. Quindi che cosa è successo? Per rispondere poi alla, diciamo, fatta la parte di racconto più divertente, per rispondere però alla tua domanda, le difficoltà linguistiche, le difficoltà proprio di adattamento sono state tante. Io vivevo a Manchester, vivevo a casa da solo, non volevo condividere un posto con altre persone perché dicevano: oh, vabbè, abitudini diverse, poi luoghi comuni, no, quelli non si lavano, ma no, quelli sono sporchi, non sanno cucinare, non c'è una bidet che questo no, tutte ma sono luoghi comuni. Stavo a casa mia, il mio piccolo studio flat, infatti c'era un mio amico che mi veniva, quando mi è venuto a trovare, mi diceva sempre, perché allora questo era freddissimo quel posto, l'unico posto caldo era la living room, il bagno era gelato, e lui diceva: guarda, quando stiamo in questa stanza è Napoli, usciamo fuori andiamo in bagno, in cucina e Manchester, perché era Napoli, anche perché in effetti avevo ricostruito un ambiente napoletano, partenopeo in quella stanza, ero proprio il prototipo del luogo comune, il mandolino e queste robe. Quindi la bandiera del Napoli, la foto di Maradona, il quadro del Vesuvio, la statuina del presepe anche. No, quello sarebbe stato uno step successivo. L'altra cosa, capito, una casa, questa è una chicca, le persone magari non lo sanno, ma in Inghilterra le case vecchie hanno il contatore a gettoni. Quindi sì, avevo praticamente questi pound, sì, che non avendo soldi che dovevo recuperare, perché sennò mi staccavano la corrente. Beh, tornando quindi al... Anche in Irlanda, te lo posso assicurare. Sì, ne abbiamo visti anche qui in Irlanda, sì. Vabbè, quelli proprio, sì, le cose le hanno comprate da lì. Comunque, certo. Questa difficoltà di... Allora, vivevo a Manchester e lavoravo a Liverpool, quindi significa che io mi svegliavo qualcosa come alle 5:30 del mattino e tornavo intorno alle 8 di sera, uscivo col ghiaccio, c'era la coltre di ghiaccio a terra, una roba incredibile, quindi la forza di volontà mi faceva andare lì, ma io ero stanchissimo, talmente stanco che comunque già parlavo una schifezza, non riuscivo a capire bene, eccetera, eccetera,
E quindi arrivati alla, anche perché tra altre cose avevo una difficoltà, proprio questa capa che è francese, quindi col suo accento francese, così come le persone non capiscono il mio accento italiano, per me che ero nuovo a queste cose, avere una persona pure con l'accento francese era difficoltà 500. E per dirvi, secondo giorno di lavoro, quando poi hanno sgamato che era un fake, la tipa mi dice: allora devi evidenziare in Excel questa cosa, allora gli errori li evidenzi in gray. Io così, gray, ma che vuole questo qua? Mi ha detto green o gray? Ovviamente ho scelto quella sbagliata, e quindi il primo cazziatone il secondo giorno, ma vi giuro, nel giorno della settimana questa qua ha detto questo è fake, cioè ma ci ha fregato, questo non capisce niente, non parla una parola. E infatti poi arrivato al terzo mese, quando poi il periodo di prova sarebbe terminato, ma che succede? Mi chiamano una stanzetta e mi fa: allora, hai potenzialità, però ci sono dei problemi, ti estendiamo il periodo di prova e per superarlo devi fare queste cose. Punto A, devi trasferirti a Liverpool perché quando viaggi sei troppo stanco. E non, cioè per te come persona e poi come produttività, insomma, non riesci a fare quello che potresti fare. B, devi iscriverti a un corso d'inglese, te lo paghiamo noi. C, devi trovare casa con altre persone che parlano inglese. Se fai queste tre cose e va tutto come deve andare, fra tre mesi sei dei nostri. È disperazione, perché a quel punto mi sono dovuto sforzare e forzare, no? A dire ok, allora devo smettere di essere così, devo provare a... Ma è stata una cosa buona, perché ho capito che cosa significava, insomma, avere una mente aperta, aprire la mente e aprirsi alla diversità, aprirsi all'inclusività, a stare con persone di culture diverse. E questo per me è stato il primo step, è stato un bene. Insomma, lavorare in Sony è stata dura, non è stata facile, anche perché c'erano delle dinamiche un po' dure, perché comunque è un'azienda sostanzialmente giapponese, quindi sì, in Inghilterra, ma con delle dinamiche giapponesi dove insomma al lavoro sono molto perfezionisti. Però vi dico che per me è stata un'esperienza fondamentale, appunto perché mi hanno spinto a fare questo, ovviamente dopo mi hanno confermato, e in effetti avevano ragione loro. Ho fatto amicizia con tante persone, e quando poi ho deciso di dare le dimissioni un anno e mezzo dopo, perché volevo fare qualcosa di creativo e non c'era un'opportunità per me per fare il lavoro che avrei voluto fare, ero un sound designer all'epoca, e quindi ho detto no, voglio cercare qualcosa di diverso. E poi quando in effetti è finita la mia esperienza lì, comunque col magone, perché comunque mi sono trovato bene con le persone, e poi vabbè, poi lì sono tornato in Italia, eccetera eccetera, quindi però penso di aver dato molte più risposte rispetto a quelle... è stato un gran bel racconto, anche perché io direi che da un certo punto di vista evidenzia almeno tre fattori fondamentali che si affrontano, specie quando sei alla prima esperienza fuori, ma secondo me ce n'è almeno uno che è fondamentale, come si dice, quasi nutrirlo continuativamente, ovvero da un certo il primo per me è la tigna, il crederci, la perseveranza, se vogliamo dire così, cioè la bella intuizione del cercare il campo che preferivi, lo studiare, l'imporsi di arrivare molto preparati alla interview nonostante la carenza, e il voler ottenere quello che cercavi a tutti i costi. La seconda cosa che per me è fondamentale è appunto la preparazione alla interview. Io lo dico sempre a tutti i miei colleghi, specie a quelli più giovani: ragazzi, quando volete crescere sono due cose che dovete apprendere. La prima è capire le ragioni che ci stanno anche di fronte al lavoro più rutinario che fate. La seconda: vuoi venderti a qualcun altro, tu devi allenarti a fare le interview, perché fare le interview non è una cosa naturale. Raccontarsi, saper dire come è fatto il tuo lavoro, perché sei bravo e dove puoi migliorare,
non sono cose semplici, anzi sono più le cose che sbagli se non ti alleni, o i dettagli inutili piuttosto che practice, come bravissimo dicevo. E la terza specie, secondo me, la prima volta che affronti un'esperienza all'estero, dover arrivare a un punto in cui ti integri con i locals nel bene o nel male è fondamentale, perché altrimenti vivi sempre in una bolla un po' tua, che però ti fa difficoltà a creare quel tipo di osmosi tra te e l'ambiente circostante, sia al lavoro che fuori dal lavoro. Come diceva un nostro amico, l'inglese si impara al pub, davanti a un bicchiere di Guinness, che è una cosa importante, si impara con i coinquilini. E poi il c'è nutrizionista, una frase se non ricordo male, vero? Quello, sì. Quello che la dieta erano 5 Guinness a sera e non hai bisogno di cenare. Ecco, che è una dieta che potete seguire, noi non la consigliamo, ma se volete ha i suoi frutti. Ma poi, riassumendola, come dicono i nostri vecchi abruzzesi, tada fa lu culo, che significa ti devi fare il mazzo, perché voglio dire, è ovviamente nessuno ti regala niente. Su questa... In punta di fioretto come Valentina Pezzali, Raffaele, vero? Certo. Sto cercando di alzare il livello della trasmissione. Su questa, visto che siamo più o meno a metà, intanto vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube, di scaricare i nostri podcast, di cliccare sul like, come diceva Piero, ovviamente... Patreon è unavitadalontano.com e poi insomma tutto quello che riguarda Una Vita Lontano, basta cercare Una Vita Lontano. Emiliano. Oh Gigio, avrei capito, non ti abbiamo interrotto praticamente mai, quindi se questa fosse una interview ti avremmo già assunto circa 10 minuti fa, perché ci hai conquistato anche con il racconto di un'esperienza che è la tua unica e personale, ma che ha tantissimi tratti comuni con tante persone che conosciamo, che abbiamo intervistato e che ci sono in giro per il mondo. Questo fatto proprio di andare, di partire da casa e di scoprire il mondo piano piano, ognuno a suo modo, e il fatto che adesso sei a Dublino ti fa essere, come diciamo noi, un espatriato di successo, cioè ci stai vivendo e la tua vita è lì sostanzialmente. Ha resistito a Liverpool, quindi vuol dire che è pronto a tutte le occasioni. Sì, però ha dovuto fare un pit stop in Italia dopo, un po' forse per riprendersi da quella. Se da reggi Liverpool, reggi tutto. Però ovviamente il secondo tentativo, diciamo così, la seconda partenza, oltre ad avere dei motivi veri di trovare un lavoro migliore, di trovare delle prospettive, di costruirsi un futuro, comunque ti ha messo in discussione, ti sei messo in discussione di nuovo. Al secondo giro avrai avuto delle dinamiche completamente diverse rispetto alla prima esperienza, per la famiglia, per tutto ciò che ne consegue, e il fatto che hai dovuto sostanzialmente prendere una decisione non solo per te, ma per tutti e tre. Non è una cosa semplice. E come è stata? Quali sono state le cose che hai, diciamo così, considerato e di cui ti sei assicurato prima di partire, anche se sei dovuto partire velocemente, come ci hai raccontato? Beh, io dell'Irlanda non sapevo nulla, ignorante in materia, mi sono detto da ignorante, e mi perdonino i miei amici irlandesi, sono stato a Liverpool è di fronte a Dublino, sarà uguale, tutto sommato, parlano inglese, la cultura è quella, ce l'ho fatta là, ce la posso fare pure lì, quindi vi dico che veramente sono partito al buio più totale. Poi quando ho messo piede qua, ho detto wow, cioè gente che mi fermava in strada se mi vedeva perso, ha bisogno di un aiuto, ha bisogno di una mano, e io già mi stavo tenendo il portafogli, perché ovviamente quello è l'atteggiamento dopo 13 anni di Italia, ma 13 anni di ansie, di la crisi eccetera eccetera, e sembra sempre che qualcuno ti voglia fregare, e invece diciamo, mi sono piacevolmente sorpreso del fatto che fossero proprio così, molto, a parte amichevoli, ovviamente adesso anche generalizzare in positivo forse è esagerato, però sono stato fortunato e questa cosa qui ha aiutato non poco. Più che altro volevo collegarmi a quello che dicevi prima rispetto alla questione dei colloqui, di arrivare preparati.
diciamo il nostro secondo giro, diciamo, all'estero, non è stato facile, non è stato immediato nella preparazione. Certo. La decisione di valutare una possibilità all'estero è nata e maturata nell'estate del 2012, quindi 3 anni prima di andare via. Cioè, che cosa hai fatto in tutto questo tempo? Ho fatto colloqui, ne ho fatti circa un centinaio. Ricordo il primo colloquio, quindi non avevo la stessa pratica che avevo anche nella lingua, insomma, ed è stato un disastro. E ricordo proprio colloquio dopo colloquio, ho detto vabbè, anche se questi sono disastrosi, però man mano che ascolto imparo e so quali sono le domande, sì, che mi faranno. E quindi c'è stata questa preparazione. È durato un po', perché poi alla fine, insomma, non è accaduto subito, e sono stato lì vicino ad avere un'offerta in Olanda, in un altro posto, però sono cose che non si sono poi concretizzate, e quindi alla fine 100 colloqui, qualcosa come 100 colloqui in 3 anni, sì, sì, prima, sì, di arrivare a quello giusto. Perché? Non fatico a crederlo, perché io non ho messo 3 anni, però è stato un periodo che ho preso di pausa, che erano circa 8-9 mesi, ne ho fatti 20 o 25, però agli ultimi veramente, cioè quando mi sedevo ero proprio tranquillo. Ma perché? Man mano che ne fai, acquisisci la naturalezza, acquisisci una spigliatezza che non hai prima, ed è fondamentale, perché altrimenti sembri sempre una persona un po' legata, no? Sì, ormai ero diventato cintura nera di colloqui. Esatto, di colloqui. Proprio tranquillamente, cioè, anticipavo le risposte prima delle loro domande. E quindi, insomma, ricordo la frustrazione, anche perché, devo dire la verità, io non capivo cosa fosse. Dal punto di vista proprio lavorativo, perché in Italia facevo tutto, mi occupavo di tutto nella mia azienda. E poi a conti fatti dico, sì, ma io che cosa sono? Che cos'è quella skill, ma che sono quel gruppo di skill che potrei vendere? Quindi ho avuto difficoltà, perché a volte mi vendevo come sviluppatore, potevo farlo perché avevo l'esperienza, però non avevo quell'esperienza, non ero sicuramente cintura nera di sviluppo di app, no, a volte come manager, a volte questo, a volte quest'altro, e quindi non riuscivo a trovare. Quando poi ho capito cosa fossi ed ero sicuramente uno UX designer, allora le cose sono andate in una direzione diversa, fino poi ad arrivare a quel famoso colloquio che vi ho citato all'inizio. Quindi, però quando poi sono partito, per me è stata una sorpresa, e ogni giorno è stata una sorpresa. Poi sono una persona che si lascia abbastanza entusiasmare dalle cose nuove, dalle cose belle, quindi per me tutto è stato stupendo fin dal primo giorno, tutto è stato una scoperta bella. Magari sono stato talmente entusiasta che forse ho venduto le cose forse un po' più di come non fossero nella realtà, ecco, con mia moglie e mia figlia, che invece poi hanno avuto un punto di vista completamente diverso, specialmente, certo, poi mia figlia e mia moglie, ma mia figlia dove insomma ha cominciato la scuola e non sapeva manco dire devo andare in bagno, faceva così, e quindi insomma lei non ha parlato per 6 mesi, non ha parlato in inglese, per dire, però poi dopo questi 6 mesi insomma poi è esplosa, è volata via insomma, fortunatamente. Quindi insomma ci vuole sempre la tigna, come dicevate, ci vuole la tigna, ci vuole forza di volontà e un progetto dietro, se uno segue un progetto. C'è il bello che adesso invece sono dall'altro lato, sono io che faccio i colloqui alle persone candidati. Altro che cintura nera, se ci fosse un colore sopra la cintura nera adesso sarebbe la tua cintura in colloqui. A seconda dello sport potrebbe essere bianca o viola, in effetti c'è, ma sono solo certi danni. Una cosa, ecco, questa che hai detto mi ha fatto venire in mente, che è una difficoltà che incontrano, che ho conosciuto anche molti ragazzi italiani che avevano questa difficoltà a inquadrare esattamente che profilo descrive del proprio lavoro e di se stessi. E un suggerimento a chi ci segue è: se avete questo dubbio, fate più curriculum,
scriveteli intagliati sopra certi specifici profili di lavoro e allenatevi anche a parlare di voi stessi in maniera diversa rispetto alla posizione a cui vi vendete, perché esistono le situazioni in cui non siete perfettamente inquadrabili, ma avete un 65-70% di compatibilità che potrebbe portarvi in realtà a quel tipo di opportunità. Parlando con una nostra comune amica colombiana, riflettevamo sul fatto che se c'è una statistica mondiale per cui i candidati maschi, se vedono che hanno il 50-55% di compatibilità con l'offerta di lavoro, fanno l'application. Se invece le candidate donne di solito dovrebbero avere questa compatibilità superiore al 70%. Ed è incredibile a dirsi. Interessante. Oh, ma qualcuno che ci sta ascoltando o guardando si sta chiedendo: ma perché avete messo quello strano titolo a questa puntata? E adesso arriviamo agli spaghetti pizza e mandolino. Anche perché lo sfondo, insomma, parla un po' chiaro. Insomma, mettiamola così. Parla chiaro, senza fare battute sugli stereotipi. Tu a un certo punto hai messo in campo, diciamo così, una passione, Gigio. Una passione di tutta una vita. Basta chiedere a Piero, che l'unica cosa a cui non potrebbe rinunciare nella sua vita è la pizza. Diciamo, lo hai detto pubblicamente più volte, qualche volta penso l'hai scritto anche su dei contratti. Ma sì, no, assolutamente, in Messico ho detto: no, perché noi abbiamo la pasta, a me che me frega, ci deve avere la pizza, se no non vengo. E Gigio, tu sei un blogger con la V all'inizio, sei un video blogger, e il tuo canale su YouTube, che Raffaele adesso ci farà vedere, e se lo cercate su YouTube lo trovate. Eccolo. Facilissimissimevolmente, riguarda la pizza, la vera pizza napoletana fatta in casa. Oh, ed è il motivo, secondo me, per cui Raffaele ti ha trovato. Sì, quando si parla di cibo, di mangiare, noi siamo abbastanza lo stereotipo degli italiani. Gigio, questa cosa come è nata? Come hai cominciato? Perché effettivamente, dopo i tanti racconti di gente che mangia male all'estero, che il caffè è cattivo, eccetera, allora a un certo punto ho iniziato a fare da solo, mi sono imparato. Questa cosa l'abbiamo sentita, che uno a un certo punto impara a fare da solo. Per te com'è stata? Beh, è la storia che va in parallelo con la mia da expat. Sì, in realtà ho dovuto imparare a fare la pizza per ovviare al fatto che in Inghilterra non ci fossero pizzerie napoletane. Non è che la mia pizza all'epoca fosse chissà cosa, era veramente una schifezza. Poi, trasferitomi a Milano nel 2003, non c'era il numero spropositato di pizzerie napoletane che c'è adesso, ce n'erano un paio in tutta Milano e dintorni. E per cui, insomma, nasce questa esigenza, però i risultati all'inizio erano davvero, davvero pessimi. Poi, sempre in un'ottica di studio, per poi chissà può servirmi, ho fatto il serale, ho fatto il CAPAC, il serale, ho studiato, insomma, la parte di pizza, al corso di pizza al CAPAC, che sarebbe l'alberghiero a Milano, mentre lavoravo con le applicazioni di sera, però andavo a farmi questo corso per imparare, insomma, i basics del mestiere. E poi questo video che stai facendo vedere è stato un po' quello che poi ha fatto scoppiare tutto. Avevo fatto già altri video anche gli anni precedenti sul pane, non ero uno youtuber costante, che ne so, facevo una roba e testimoniavo quello che facevo, ma non lo facevo con l'intenzione di essere visto, però facevano dei numeri che anche neanche guardavo in realtà. Mm-hmm. E questo video qua, che è il video del metodo combo, in effetti ha avuto questa esplosione, e che ha fatto poi esplodere a sua volta il canale. Adesso siamo a 2 milioni e rotti, però c'è quello più nuovo che pure sta macinando abbastanza numeri. E poi, vabbè, e quindi ho cominciato a fare video di pizza, sperimentare,
ho comprato il primo forno portatile che era il Rockbox, adesso si buttano i forni per pizza, all'epoca era il primo, l'avevo prenotato su Kickstarter, comprato tipo un anno e mezzo prima e non vedevo l'ora di mettere le mani su quel forno là, quindi sono stato un po' un apripista per tutti quelli che sono venuti successivamente. E quindi insomma questa fase pionieristica è stata divertente, e poi vabbè con la pandemia quel canale ovviamente è esploso come tanti altri canali di pizza, ed è stato bello perché lì ho avuto proprio la certezza di fare qualcosa di utile. Quindi non era il video in sé, faccio video come so bello, nel senso narcisistico, era faccio un video perché so che le persone che non possono uscire, sono bloccate per il lockdown, lo possono guardare e imparare a fare una simil pizza napoletana in casa con degli strumenti basilari come il forno utilizzato in maniera furba, la padella eccetera eccetera. E migliaia di testimonianze delle persone sono state davvero un toccasana, e sono state poi il contraltare invece poi agli hater che poi sono arrivati, perché poi questa esplosione del canale è coincisa anche con l'arrivo di troll e di hater che hanno hanno tentato ecco di buttar giù quello che di buono era stato fatto. Però alla fine di tutta questa esperienza la cosa più bella sono le testimonianze delle persone che mi hanno mandato milioni di benedizioni per questa cosa della pizza, e poi mi piace pensare che comunque questa cosa ha ispirato altre persone, vuol dire non è un mistero, diciamo, altri youtuber che si occupano di pizza comunque insomma all'inizio mi guardavano e poi adesso hanno preso il volo, insomma hanno preso le loro strade, insomma sono lo zio, mi chiamano lo zio degli youtuber pizzaioli, insomma non so se sta bene graficamente parlando, però insomma lo prendo come un complimento tutto sommato. Sei sicuramente uno degli ambasciatori della cultura della nostra pizza, più nello specifico quella napoletana, però noi abbiamo proprio una cultura della pizza, e più si fanno vedere, più si fanno cose, più si fanno tutorial, più si parla, anche gli stranieri magari possono imparare. Scusa Piero l'interruzione. No, ci mancherebbe, era più una curiosità che altro, se magari avendola fatta assaggiare a qualche straniero ti è capitata la reazione di quello che diceva "but it's not really cooked". No, devi sapere che poi come missione, sottomissione, non senso di sottomissione, missione, ho detto no. Quello è proprio evangelizzare. Allora devo fare qualcosa affinché le persone sappiano che un'altra pizza esiste, cioè non esiste soltanto la pizza croccante o la pizza Apache pizza o altre. E quindi ho fatto due cose essenzialmente. Numero uno, ho creato un corso su Udemy, però in lingua inglese, specificamente pensato per i non italiani, perché ho detto se lo faccio sto cosa in italiano che senso ha, anche perché diciamo faccio vedere le cose proprio basilari, però erano fondamentali, e lì devo dire che credo che sia il corso con il rating maggiore, con il rating migliore di tutti i corsi di pizza, ed è forse il secondo corso di pizza su Udemy per numeri. È una cosa insomma che mi rende davvero orgoglioso, anche se vai a vedere le review insomma le persone si stupiscono, alcune anche in negativo, appunto tipo ma perché mi fai mettere lo zucchero, ma che schifezza è, c'è un motivo insomma, certo, per il lievito. Diciamo successivamente al corso su Udemy ho creato la prima pizza experience attraverso Airbnb, appunto sulla piattaforma di Airbnb, ovviamente prima della pandemia, e quindi significa che più o meno settimanalmente avevo un gruppo di ospiti che venivano a casa, e quindi facciamo questa experience di 2 ore e mezza, 3 ore, e dove si partiva proprio da zero. Quindi loro imparavano a fare la pizza e io ero lì con loro, un gruppo piccolo di massimo 5-6 persone, e poi alla fine la mangiavamo insieme, la condividevamo proprio come momento di socialità, e cucinavamo sia la pizza che si faceva insieme, quindi una lievitazione veloce di 2 ore, quindi una pizza
con gli impasti che avevo fatto il giorno prima per dimostrare la differenza, e le loro facce erano impagabili. Cambiamo. Quando dicevano: ah, ma questa sì, sa come la pizzeria Roma, come la pizzeria Bella Italia, e poi assaggiamo l'altro, oh mio Dio, ma questa è un'altra cosa, tu mi hai cambiato la vita adesso, ed era bellissimo. E anche lì devo dire, insomma, lasciatemi vantare di sta roba, credo che fino a quando ho fatto il corso ho ricevuto soltanto 5 stelle su Airbnb, tranne una signora che mi ha dato 4 stelle, che va benissimo, ma evidentemente nella sua cultura era il massimo possibile, perché mi ha dato la mancia, mi ha mollato 20 euro di mancia e mi ha messo 4 stelle. Mai avuto una mancia, è stato bellissimo. Quindi sì, mi sento assolutamente ambasciatore della pizza. Adesso beh, l'ho fermato, anche perché era stancante, non era facile, poi comunque facendolo in casa occupavo la cucina ed era un problema per la mia famiglia, quindi è stato bello, è stato un passaggio, ho imparato cose, ho conosciuto persone, penso di aver ospitato circa più di un centinaio di persone, e quindi a loro volta questi poi hanno imparato a fare la pizza, chissà, magari l'hanno insegnata a qualcun altro, e adesso la faccio per diletto, insomma, al lavoro se mi chiedono di fare una masterclass di pizza, magari un dipartimento, ci organizziamo via Zoom e facciamo la masterclass. Mi piace adesso. Sì, no, dicevo, adesso ho visto che fai delle live, che l'ultimo video che hai pubblicato, uno degli ultimi, è quello relativo a come costruirsi un forno a casa con 20 euro, sì, una roba del genere, mi pare, che sta avendo un sacco di successo, e poi ovviamente le varie collaborazioni con gli altri pizzaioli casalinghi, che insomma ho scoperto che ne sono tanti, insomma ce ne sono 2 o 3 che sono quelli più famosi, tu sei uno di questi 2 o 3, da quello che ho capito, e poi lo studio che vediamo alle tue spalle, che è insomma una chicca, perché non tutti insomma possono permettersi di avere adesso un posto dove poter creare, no, e girare video. È bellissimo, tra le varie opportunità che l'Irlanda ci ha dato come famiglia, è stato quello di poter acquistare una casa. Io penso che se fossimo rimasti in Italia mai avremmo potuto comprare una casa, tra firme dei genitori, dei nonni, degli zii e altre robe, con una partita IVA penso sarebbe stato impossibile. Invece la casa per me dei sogni, insomma, arriva al mare, siamo spostati più a nord, in una città piccolina che si chiama Skerries, e che è proprio era un luogo di vacanza degli anni 60, assomiglia un po' a Bagnoli, a Napoli, sempre per similitudini, sì. E quindi... Cantata anche lei da Bennato? Cosa? Ah, beh, Bennato, sì. Stata cantata da Bennato? Magari c'è il Bennato irlandese che parla di Skerries. Dobbiamo scoprirlo allora, e produrre. È probabile. E quindi insomma, e quindi grazie a questa cosa che ho potuto anche costruire lo studio, che è uno studio mobile, uno studio furbo, perché comunque voi non lo sapete, non ve lo farò vedere, ma questa è una stanza in miniatura, era originariamente una piccola stanza da letto che invece ho adattato a studio, quindi dietro c'ho la cucina, avanti c'ho la scrivania e di là c'ho la parte mobile con altre cose che posso spostare all'occorrenza e costruire sezioni che voi non vedete. Era il mio sogno, questa è l'iterazione numero uno, poi vediamo che cosa... Comunque sì, per tornare al canale, mi piace parlare, insomma, per tornare al canale, per tornare al mondo delle pizze, sì, adesso fortunatamente il mondo delle pizze è cresciuto, ci sono in tanti che contribuiscono, come tutte le cose, insomma, si sono create anche degli asti, delle guerre che poi coinvolgono addirittura il fondamentalismo. Non avete proprio idea, non avete proprio idea, il fondamentalismo anche sulle pizze, quindi poi ci sono le guerre anche tra quelli che seguono Tizio contro quelli che seguono Caio e Semprone, una roba incredibile, che poi rispecchia alla fine le guerre che ci sono tra pizzaioli, che io non sapevo, ma esistono queste guerre anche tra i pizzaioli. Quindi quello che succede nel mondo della pizza
diciamo professionale, professionistico, sta succedendo anche in questo amatoriale. Però insomma devo dire che appunto quello che ho imparato come persona, appunto a livello di inclusività eccetera eccetera, io sono stato sempre aperto a confrontarmi con altre persone, anche fare cose, collaborazioni. Infatti poi all'inizio della pandemia è nata questa amicizia, questa collaborazione con due youtuber che si chiamano Antonio Malativizia, Antonio Pascarella nello specifico, e Vincenzo Viscusi, e abbiamo collaborato e abbiamo addirittura lavorato insieme al primo festival della pizza amatoriale. La prima edizione l'abbiamo fatta a Napoli ed è stato bello poi incontrare realmente le persone che ci seguono, ed è stato bello vedere queste persone un po' di timore reverenziale, cioè, possiamo fare una foto? Ma certo, ma di me parlato, ho detto ciao, vabbè ragazzi, cioè, possiamo fare i selfie, incredibile, ed è stato bello, insomma anche questa è un'occasione per conoscere persone, per confrontarti, e tutto sommato mio, cioè io sento la responsabilità, ecco, di questa cosa qua, e per questo, eh sì, infatti è proprio questo video che lo racconta, e proprio per questo ho capito che il focus della pizza amatoriale si sta spostando troppo su questa, sta diventando troppo serio, insomma, le persone si stanno prendendo troppo seriamente, alla fine stiamo parlando di acqua, farina, lievito e sale, insomma, però insomma c'è questi fondamentalismi che non mi piacciono, mi hanno spinto a cercare di rendere queste cose un pochettino più leggere, e quindi è da, diciamo, da dicembre scorso, gennaio scorso, che ho provato a creare un nuovo corso per il mio canale, rischiando, perché comunque c'è un po' di numeri, se tu fai delle cose che le persone non si aspettano è rischioso, e quindi da qui poi il video che avete citato, quello del forno fai da te, o il, che ne so, il video del Pandoro, dove in realtà racconto una storia tra me e mia figlia, appunto dalla pandemia, che non possiamo sotto Natale non troviamo Pandori, non possiamo andare in Italia, e quindi faccio questa promessa a mia figlia di fare il Pandoro con alterni risultati, fino poi alla fine, dove poi l'amore di papà lei mi dice che è buono, anche se non è bellissimo questo Pandoro, però cercato, ecco, di utilizzare. Devo dire, a proposito del video sul Pandoro, che mia moglie è irlandese, quando le ho detto che sei andato a Super Value e non hai trovato il Pandoro, si è sentito un po' offesa, ma ha detto: ma come, lo troviamo sempre tutti gli anni? Quindi ovviamente la parte scenica era importante, per cui allora c'è stato questo piccolo... Giuro che l'anno scorso non l'abbiamo trovato, c'era sicuramente al Lidl, però dovevo raccontare una storia, comunque no, c'è una sceneggiatura, certo. Insomma, infatti questo è che trovo difficoltà a far capire le persone, no? Anche quando succedono dei disastri, comunque c'è una sceneggiatura, il disastro fa parte della sceneggiatura, perché racconto storie. Ma adesso vi faccio vedere, quando ormai io scrivo i video, ci sono, non so se vedete, ci sono le bozzette, insomma i bozzetti, disegno tutte le scene, ci sono i dialoghi, c'è tutto, però le persone che mi conoscono come quello che faceva i tutorial, dice: ma come hai fatto sta roba qua, ma sei scarso, adesso non riesci a fare più sta cosa qua. In realtà racconto una storia, così come poi ho raccontato la storia del forno fai da te come sfida, eppure lì mi dico: ma sei un pazzo, costruisci sta cosa, ma se spendi, che ne so, 100 euro ti puoi comprare un... ma sì, lo so, ma io sto raccontando una storia, pure ma le persone se fanno sta cosa si fanno male. E dico: vabbè ragazzi, ma poi quando vedete Superman ci sta il disclaimer che dice non tentate di volare se non morite. Io il disclaimer l'ho messo, però le persone su sta cosa non ci passano, perché mi vedono comunque come quello che fa il tutorial. Quindi sto cercando di fare sta cosa, questo cambiamento, perché secondo me è arrivato il momento di parlare di queste cose in maniera diversa, in maniera più simpatica, e anche per, insomma, divertirmi, perché a fare tutorial, sì, ok,
però non c'è lo stesso divertimento che c'è nel raccontare una storia, nello scrivere storie e far divertire le persone. E che poi è uno sviluppo, è un cambiamento nel fare le cose naturale, si aggiungono esperienze, si cambia anche modo di vedere le cose, ed è giusto che non tutto rimanga uguale e identico a se stesso, tranne quando trovi la pizza che ti piace a te e quella non può cambiare mai e poi mai, se no una tragedia, perché è uno dei pilastri della vita. Siamo arrivati praticamente alla conclusione. Praticamente sì. Praticamente. Io propongo una cosa. Allora, adesso Raffaele vi fa il diciamo così il richiamino social finale. Volevi lo dire, facciamo, stavi adesso pensando a Pippotto, però io l'ho pensato no, che Raffaele fa, io già pensavo Pippone, più che Pippotto Pippone, però esatto. Se lo fai adesso poi facciamo l'ultima dopo. Lo facciamo poi dopo facciamo l'ultima domanda al nostro ospite e poi facciamo i saluti. Vi va bene come programmino certo, estemporaneo? Allora, che bello, se siete improvvisazione questa trasmissione, sempre. Se siete arrivati fino a qui, ovviamente non potete far altro che iscrivervi al nostro canale, ovviamente iscrivervi al canale di Gigio. Ma insomma, poi trovate tutti i link e le informazioni nelle descrizioni del video e del podcast e ovviamente sui poster che ci saranno sui nostri social. Per noi basta cercare Una vita da lontano, oppure in inglese Life from Afar, e ci trovate. Insomma, iscrivetevi ai nostri canali, cliccate sui like, condividete i nostri video, aiutateci con il nostro Patreon, perché insomma iscrivendovi al nostro abbonamento potete avere le magliette, le tazze, eccetera 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 eccetera. Che ci fate con i Collector's Edition, cioè le magliette di Una vita da lontano, capito? Detto questo, Gigio, noi non ti abbiamo chiesto tantissime cose, ma sicuramente nel futuro faremo un'altra puntata anche per capire come si è sviluppato il tuo percorso narrativo. Un bis di pizza praticamente. Rispetto alla pizza, e magari avrei aggiunto anche altre cose, pizza fritta, crocchè, non so, arancini, con lo schwa per non offendere nessuno. E, quindi, come domanda finale, noi ti possiamo chiedere come vedi la tua vita, dove vedi la tua vita, se in Irlanda ormai vi siete stabiliti, o se chissà in un futuro dove vi porterà la vita. No, credo che questo sia il posto dove potremmo potenzialmente rimanere, almeno nell'ambito della vita lavorativa. Magari per la pensione cercare il posto più caldo, e magari c'è tutta la parte relativa alla pensione, ai fondi pensione, che veramente sono tristissimi, per cui con quei pochi soldi che arriveranno alla pensione, insomma, bisognerà trovare un posto abbastanza economico, altrimenti si arriverà a mettere il piatto a tavola, purtroppo. Questa è la parte triste, però risposta semplice: sì, sicuramente qui. Poi vediamo nostra figlia che cosa vorrà fare nel suo futuro, quello sarà un altro punto fondamentale, però abbiamo comprato casa e per ora insomma è qui che vogliamo rimanere. E se mi state chiedendo tra le righe, pensando di tornare in Italia, no. Ok, welcome to the club. Insomma, siamo in tanti degli expat che insomma pensiamo, mettiamola così, di trascorrere la pensione, se ce la daranno, perché apparteniamo alla generazione che probabilmente la pensione non la vedrà, magari in Italia, ma per il resto probabilmente le opportunità di tutti sono più favorevoli all'estero che in Italia. Detto questo, quindi noi ti ringraziamo calorosamente per essere stato con noi, per aver condiviso la tua storia in modo veramente compatto, potrei definirlo, perché ci hai detto veramente tantissime cose che prima o poi appunto approfondiremo, torneremo da te per un altro giro, magari nella prossima nostra stagione. Quindi grazie mille di essere stato con noi, saluto i nostri ascoltatori per primo, grazie Gigio, e lascio la parola a Piero per i saluti finali anche suoi in rosa.
Sì, in salmone. D'altronde, so, una delle pizze che ho imparato a mare per ultimo era bianca con il salmone sopra, che poi era rughetta, ma quella è un'altra questione. Ragazzi, grazie infinite, grazie ancora a Gigio, grazie allo splendido aroma di Pumbarola, soprattutto, che si è espanso verso la fine di questa trasmissione. Un abbraccio caloroso a tutti, non caloroso come un forno, perché sennò vi brucio. E ci vediamo come sempre ogni giovedì o quasi più o meno circa per un'uscita di un nuovo video sul canale. Ciao. Ecco, questa era Una Vita da Lontano live, molto poco ultimamente, ma in podcast praticamente sempre. Noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo video, un nuovo podcast, e ciao ciao ciao, ciao.